Passa dai domiciliari al carcere un Nisseno di 60 anni a seguito della decisione della Jeep Valentina Balbo che ha disposto l'aggravamento della misura cautelare. Maltrattamenti e stalking alla ex compagna le accuse che pendono sul capo dell'indagato del quale non diffondiamo il nome per tutelare la persona offesa. Gli episodi di maltrattamenti, secondo la denuncia raccolta dai carabinieri, coprono un arco di tempo che va dall'ottobre 2015 all'agosto del 2021, quando la donna aveva messo fine alla relazione. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe coperto di insulti in più occasioni la ex, oltre a minacciarla di morte se l'avesse vista in compagnia di un altro uomo. Nel corso di uno dei tanti Natali trascorsi insieme, l'indagato, in preda a una forte rabbia per una lite, era anche arrivato a lanciare l'albero di Natale dal balcone. La donna era pur arrivata a fuggire di casa e a chiedere aiuto ai vicini, venendo poi raggiunta dall'uomo che le tolse il cellulare e lo spezzò in due per impedirle di chiamare aiuto. Dopo la fine della relazione, il sessantenne, sempre secondo l'accusa, era tornato alla carica con insulti e minacce anche via messaggio, scrivendole pure: Sette anni fa ti sei messa con me, sei mia, non te ne esci più!. E scrivendo anche ad alcuni amici sui social di volere morta la donna: elementi che hanno portato la giudice Balbo ad aggravare la misura cautelare. Il sessantenne, inoltre, nonostante fosse già i domiciliari con il braccialetto elettronico, aveva mostrato un uso disinvolto dei social e, nel corso di un controllo delle forze dell'ordine, era anche stato visto chiacchierare sulla porta di casa con due persone che hanno dei precedenti. Nei prossimi giorni, l'indagato, difeso dall'avvocato Sergio Iacona, sarà interrogato dalla Jeep Balbo.